Rosario Rasizza è amministratore delegato di Open Job Metis, che è il quinto gruppo italiano nel settore dei servizi per il lavoro, nonché presidente di Assosom, che è una delle associazioni più dinamiche di questo campo. E quindi il nostro convegno bresciano di Panorama Italia su creare il lavoro, pensare al lavoro, si è distinto per un intervento un po' più ottimistico della media. Come mai? Visto da lei, il mercato del lavoro potrebbe essere forse più, come dire, nitido di quello che magari ciascun imprenditore di un settore può vedere. Sì, il vantaggio che noi abbiamo come agenzie per il lavoro, io in particolare rappresentando anche 20 agenzie sparse sul territorio, è quello di avere una panoramica a 360 gradi. In quest'ottica posso confermare quanto detto anche in altre tappe, che c'è una ripresa, che c'è la possibilità da parte delle aziende di crederci ancora e che c'è da parte delle aziende la possibilità di inserire ancora delle professionalità. Attenzione però a non confondere questo con l'inserimento di personale generico. Quello che oggi le aziende chiedono è personale altamente specializzato con una professionalità ben definita e soprattutto personale che ha la velocità e diciamo la voglia di intavolare nella propria testa un cambiamento. Ecco, in termini di quadro contrattuale e normativo, il tanto parlare che si è fatto in questi giorni della nuova delega sul lavoro, dell'articolo 18, eccetera, vi ha coinvolto? Ci avete capito qualcosa, per essere sinceri? Ecco. No, non ci abbiamo capito molto, se non per quello che abbiamo letto nei giornali. Ancora una volta non siamo stati coinvolti, ancora una volta nessuno ha avuto il piacere di chiederci di sederci al tavolo, e questo veramente mi rammarica, perché chi come noi, che tutto il giorno parliamo di lavoro, chi come noi tutto il giorno dialoga di lavoro con gli imprenditori, non si capisce perché non deve mai essere coinvolto. Siamo, lo ripeto, agenzie autorizzate dal Ministero del Lavoro, abbiamo un'autorizzazione ministeriale, ma quando ci sono tavoli di questa natura noi non veniamo neanche convocati. Infatti, per concludere, in un suo intervento su Panorama lei ha detto sostanzialmente le leggi ci sarebbero per la flessibilità, basterebbe applicarle in concreto. Sì, credo che stiamo parlando del niente. Le leggi ci sono, quello che oggi le aziende italiane hanno bisogno è di avere clienti, di avere clienti sani e di avere una regolamentazione, soprattutto con la garanzia dei pagamenti, affinché non si lasci poi per strada commesse in evasione il valore del fatturato. Grazie. Grazie a lei.